Buongiorno, sono Vincenzo Pandolfi, presidente del Consorzio della Melanzana Rossa di Rotonda Dop. È praticamente un prodotto che viene coltivato solo nella Valle del Mercure, nel Parco Nazionale del Pollino, nei comuni di Rotonda, Vigianello e Castelluccio Superiore e Inferiore, quindi un prodotto di nicchia, diciamo, che non possiamo trovare in nessun'altra parte d'Italia. La particolarità è questo prodotto, che la melanzana rossa sembra un pomodoro, tutti in effetti la scambiano per un pomodoro, ma invece è una melanzana che viene dall'Africa, è stata portata al tempo delle colonie ed è stata trapiantata e qui è venuta bene in questo territorio. E quindi continuiamo noi a coltivarla e poi ne facciamo dei prodotti conservati tipo il sott'olio, la crema e questa particolarità, che è una confettura di melanzana rossa, che potrebbe sembrare strano, ma invece credo che sia adatta a fare i dolci, va benissimo con i formaggi e questa è la nostra particolarità. Il territorio è molto importante per noi, perché innanzitutto perché praticamente noi viviamo con acqua potabile che viene dalle sorgenti del Pollino. Poi è importante perché siamo in un parco nazionale, quindi un'area protetta, e è importante per quello, è molto importante questo territorio per questo prodotto. Noi abbiamo preso, quest'anno abbiamo fornito le Esselunga e il mercato di Fonti Latina, quindi già abbiamo fatto un buon lavoro, e per l'anno prossimo abbiamo preso degli accordi con Lidl Europa per riuscire a portare questo prodotto al di fuori dell'Italia. Allora, noi realizziamo queste confezioni da 500 grammi, a cui viene apposto un sigillo, come adesso vi faccio vedere, si mette qua sopra in modo che non ci siano contraffazioni. Se questo sigillo è vero, siamo sicuri che è la melanzana rossa di Rotonda. E poi, al di sopra del sigillo, apponiamo questa etichetta. Ecco qua, così. Questo è un lavoro che facciamo tutto manualmente, tutto a livello familiare. Questa è la vaschetta finita che ci garantisce che stiamo comprando il prodotto che noi vogliamo. Questo viene fatto nel laboratorio qui a fianco, con l'aiuto dei familiari. Allora, noi quest'anno, grazie anche ai contributi regionali, abbiamo realizzato un laboratorio di trasformazione di questi prodotti. Così abbiamo tutta la filiera, dalla piantina al prodotto finito. E questo è molto importante per noi, così ci evita di andare in giro in altri laboratori e farci trasformare il prodotto. Lo facciamo noi a casa nostra praticamente. Una dei vasetti avviene in questo modo. Questa è la vasca dove si lava il prodotto. Poi passiamo a questa macchina che lo taglia a seconda di come lo vogliamo, a filetti, a fettine, a cubettini, comunque fatti tutto. Poi passiamo a questa macchina qua, che è la più importante. Qua praticamente avviene la cottura del prodotto. Poi lo facciamo scolare e su questo banco qua andiamo a riempire i vasetti, che poi li metteremo in questa macchina qua per fare la pastorizzazione. E abbiamo una sonda che ci dice a quanti gradi arriva il prodotto. Noi praticamente lo portiamo a 85 gradi per la pastorizzazione. Questa macchina è molto importante, perché senza di questa non riusciremo a fare nulla, perché ci fa cuocere il prodotto e poi ce lo fa pastorizzare quando è il momento adatto. E ci dice, poi qui c'è un display che ci dice tutto il ciclo
che noi possiamo scaricare su una penna USB usando questa entrata qua, così abbiamo tutti i cicli di lavorazione a portata di mano.